Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere come eseguo il backup dei miei file in maniera del tutto automatica e gratuita grazie all'app mega.nz. Allora, Mega è un programma di cloud dove possiamo andare ad archiviare tutti i nostri file in maniera gratuita fino a un massimo di 25 giga. Dopodiché, se abbiamo bisogno di ulteriore spazio, possiamo eseguire gli upgrade che, come vedete, partono da 5 euro al mese per ottenere 400 giga di spazio. La prima cosa che andrete a fare è quella di collegarvi a MegaNZ e di iscrivervi semplicemente con una mail e una password. Una volta che vi siete iscritti, vi troverete in questa situazione. Lasciate stare queste cose che io adesso ho già all'interno di Mega. Vi troverete attraverso il vostro browser in questa situazione qui. Cliccando in alto a sinistra sulla dashboard, abbiamo sia la possibilità di eseguire gli upgrade se ne abbiamo bisogno. Abbiamo la visuale di quanta archiviazione stiamo usando e, cosa fondamentale, la prima cosa da fare in assoluto è fare l'esportazione della chiave di recupero. Vuol dire che se voi domani avreste bisogno di recuperare la vostra password, avete bisogno di questa chiave. Come potete vedere, andandoci sopra, ci dice che Mega non ha assolutamente conoscenza della nostra password e neanche della chiave di recupero. Se questa chiave di recupero noi non l'archiviamo e dovessimo perdere la password, perdiamo tutti i dati. Quindi noi cosa facciamo? Clicchiamo su esporta chiave e facciamo il download. Lui ci consiglia di stamparla e tenerla sicuro, salvarla nel gestore delle password qualora avessimo un gestore di password e ne parleremo prossimamente, o archiviarla su una chiavetta USB come disco di backup. Allora, l'app Mega in sé per sé non è un'app molto difficile da utilizzare, come poi potete vedere. La cosa importante però da andare a vedere è il centro di backup. Qui noi abbiamo la possibilità di visionare su quali dispositivi effettuiamo il backup. Cosa vuol dire? La prima cosa che andremo a fare è quella di andare a scaricare l'app sul nostro computer. Ok, una volta scaricata l'avviamo, la installiamo, lingua italiano. E possiamo anche seguirlo. Ok, la prima cosa che andremo a fare è effettuare il login, in quanto dovremmo aver dovuto già fare l'iscrizione. Inseriamo la nostra password. E lui ci dice se creare la sincronizzazione completa sul nostro cloud o la sincronizzazione selettiva. Io preferisco quella selettiva, altrimenti lui mi andrà a creare il backup di tutto il mio computer e onestamente non ne ho bisogno. A questo punto dobbiamo andare a selezionare quale cartella vogliamo andare a condividere. Quindi noi andremo a creare una cartella sul nostro desktop. E l'andremo a selezionare. Perfetto. A questo punto ci chiede cartella Mega. Cartella Mega è la cartella che abbiamo all'interno del nostro browser, che è la cartella principale di sincronizzazione, che noi possiamo tranquillamente anche andarla a cambiare, in modo che se noi abbiamo più macchine per su cui facciamo il backup, io questa qui l'ho chiamata Lenovo perché il mio computer è un Lenovo e quindi capisco su che macchina sto facendo il backup. Poi magari avrò un 3090
tablet, quindi scriverò backup tablet, in modo da andare a capire subito di quali backup io ho bisogno. Per andare a modificare questo, io devo andare all'interno del browser, creare una cartella e rinominarla nello stesso modo. Eccola qui. Cambia. Perfetto. Clicco su avanti e infine creo su fine. Come potete vedere, il colore della cartella cambia e c'è anche la spunta con il pallino verde che ci sta a indicare che l'operazione è andata a buon fine. Ora, supponiamo che io voglia salvare questo file. Vedete che il colore adesso cambia perché sta facendo la sincronizzazione, ma essendo un file piccolo, se io vado all'interno del nostro browser e clicco su Backup Lenovo, il file me lo trovo già qui. Ovviamente, se devo andare a fare una modifica su questo file, io posso tranquillamente accedergli e andarlo a modificare. Una volta salvato, il file automaticamente viene aggiornato. Quindi, ragazzi, questo cosa vuol dire? Che se io oggi sono a casa e quel file lo modifico e poi domani sono al lavoro e accede, non ho più bisogno di portare il computer con me, ma posso tranquillamente accedere da browser a quel file, modificarlo e trovarmelo perfettamente aggiornato quando ritorno a casa. Questo software può essere utilizzato anche per il salvataggio di foto, musica e quant'altro. Bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, aggiungete un like e scrivetevi nei commenti. Ciao ragazzi!